Carissimi fratelli e sorelle, pace e bene. Buongiorno per tutto il giorno. Oggi la Chiesa celebra la festa della Visitazione. La Beata Maria va a visitare la sua cugina Elisabetta. Meditiamo il Vangelo di Luca, capitolo 1, versetti 39 a 56. In quei giorni, Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto. Allora Maria disse: L'anima mia magnifica il Signore. E il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto il Melonipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e alla sua discendenza per sempre. Maria rimase con lei circa 3 mesi e poi tornò a casa sua. Parola del Signore. Carissimi, vorrei sottolineare due cose in questo brano. La prima cosa è la beatitudine di Elisabetta nei confronti di Maria, beata colei che ha creduto nell'adempimento della promessa del Signore, ciò che il Signore ha detto. E la seconda cosa è la risposta di Maria, dunque il cantico di Maria. Ecco, carissimi, già Maria va a incontrare la cugina essendo incinta di Gesù Cristo. Arriva a casa, tutti e due i bambini si incontrano. Elisabetta, mossa dallo Spirito, proclamò questa beatitudine. Già ha detto: Beata tu fra le donne, benedetto è il frutto del tuo grembo. Maria è già benedetta dal Signore. E poi, beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore ha detto. Maria ha creduto. Vi ricordate all'Annunciazione, quando l'angelo ha parlato, Maria ha detto: Eccomi, sono la serva del Signore. Ha accolto, ha accettato. Da lei tutto scaturirà, la salvezza per la nuova umanità, la salvezza per il mondo. È quell'atteggiamento che ognuno dovrebbe avere, perché Dio vorrebbe realizzare ogni cosa, perché noi siamo i suoi strumenti, ma ti chiede proprio di accettare, accogliere la sua parola che ascoltiamo durante la messa o nei gruppi di preghiera. Ascoltiamo questa parola. Non è per nulla che quando leggiamo la parola alla fine diciamo parola di Dio o parola del Signore, perché è Lui che scende, è Lui che viene a parlarci per giustamente comunicarci la sua grazia, diciamo il suo messaggio, la sua volontà. Tocca a noi di aprire il cuore per accogliere ciò che il Signore ci comunichi, perché noi siamo andati, potremo andare a realizzare ogni cosa nel suo nome. La risposta di Maria è questa preghiera, questo inno. Allora, in questo inno noi notiamo l'umiltà di Maria per dirci, ecco, Dio ascolta la preghiera degli umili, Dio esaudisce la preghiera degli umili. Rimaniamo nella semplicità, nell'umiltà e Dio ti innalzerà. Vi auguro una buona e santa giornata.